vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Dopo che ho pregato il Salmo responsoriale, prima di proclamare il Vangelo, è stata detta questa frase: le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Venendo qui in chiesa per te, il vantaggio è sempre per noi. Il profeta Daniele ha capito molto bene questa faccenda qui. Lui vuol dire, per esempio, che il Signore è onnipotente. Facendolo diventare prepotenza. Non è il caso di Dio. Tanto è vero che Daniele ma poi in definitiva la soluzione nella tua misericordia, lo dice più sotto, fa finta di non vedere i nostri peccati, i nostri sbagli. Il Signore però non prende spunto dei nostri peccati, dei nostri errori per infierire. Un vero educatore non fa violenza sulle persone che vuole educare. Misericordiosi come San Francesco d'Assisi, bravissimo. Come Madre Teresa di Calcutta, bravissima. Come Papa Giovanni, bravissimo. Come Giovanni Paolo II, bravissimo. Come Santa Teresina del Bambino Gesù, Santa Caterina. Tutti i santi, no? Come il padre. Il paragone è ancora molto più alto.
vivere in comunione spirituale, con sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spegni la mia mano a separarti. Siate misericordiosi come il Padre vostro misericordioso. Preghiamo. Conferma, o Signore, i cuori dei tuoi fedeli e sostienili con il vigore della tua grazia, perché siano perseveranti nella preghiera e sinceri nella carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita. Andiamo in pace.